Ciao a tutti, allora oggi voglio far conoscere una nuova app che ho scoperto così per caso e che vi permette di rendere animate le vostre foto. Non so se avete visto mai quelle foto che hanno comunque un dettaglio, un particolare, un qualcosa che si muove, e io mi sono sempre chiesta: ma come si fanno? Ho scoperto come si fanno e quindi oggi vi faccio conoscere quest'app. Allora, considerate che io la uso da 2, forse 3 giorni, quindi tante cose ancora non le so, però ero spagnosa, come si dice, di farvela conoscere, e quindi adesso vi faccio vedere qual è. Questa è la schermata iniziale e io ce l'ho qui sull'iPad, e praticamente, come vedete, quando voi entrate trovate un po' di, diciamo, esempi di foto create con questi effetti, e come vedete sono fantastici, cioè bellissimi, vi permettono di animare foto, disegni, qualunque cosa. È un'app gratuita che poi prevede comunque dei pacchetti a pagamento aggiuntivi, ovviamente. Per entrare basta andare la cosa da fare prima di tutto è cercare una foto da modificare, perché altrimenti non facciamo nulla. Io direi che possiamo cercare la copertina di qualche film, Wonder Woman. Cerchiamo come si chiama, Wonder Woman. Oh mamma mia, non ci fate caso, che casino. Allora vediamo un po', Wonder Woman, perché voglio fare l'effetto che si muovono i capelli. Allora, cerchiamo un'immagine, che poi in realtà io il film non l'ho visto, però ecco, prendiamo questa foto, modificheremo questa foto. Ok, allora, entriamo nella app. Wearable. Allora, si clicca sulla W in fondo e praticamente vi apre. Ah, questa è la schermata in cui voi potete scegliere la foto che volete e, toccandola con le dita, ovviamente la fate grande con quanto volete. Qui avete tasti anche per selezionare le grandezze come vi servono, ma se voi con il dito scorrete in su trovate anche sotto i formati già preimpostati di cose che potrebbero servirvi, tipo la foto del profilo di Facebook, che io ce l'ho fatta, quella mia animata, anche per la cover di Facebook, per le storie di Instagram. Insomma, come vedete ci sono varie opzioni, varie scelte, oppure appunto la fate come volete voi. A questo punto io direi che questa ci va bene. Andiamo avanti, quindi clicchiamo sulla freccetta in alto e andiamo avanti. Quindi questa sarà la foto che andremo a modificare. Allora, come vedete qui in alto, dove c'è questo libricino aperto, se voi ci cliccate potete scorrere. Allora, il libricino questo qua su aperto, vicino all'ora, vi dice praticamente tutti i possibili pacchetti che avete di effetti che potete aggiungere alla foto. Qualcuno ha messo mi piace al mio post, va bene. Poi vicino al libro c'è questa chiave inglese, diciamo, che rappresenta le impostazioni, perché di ogni effetto che voi aggiungete alla foto potete poi comunque sotto modificare l'aspetto, e quindi qui ci sono varie opzioni. Poi il carrellino, ovviamente questo carrellino qui vi dice tutte le possibili cose, pacchetti che potete prendere. Allora, qui ci sono tutti i pacchetti tutti i pacchetti disponibili, ovviamente, e ci sono anche quelli comunque che, come vedete, che c'è scritto installato, oppure get, vuol dire che quelli che potete prendere se vi piacciono, ok, quelli pure a pagamento, oppure potete scegliere. Qui ci sono solamente quelli gratuiti e di qua quelli solo a pagamento. Io qualcuno l'ho preso a pagamento perché è troppo belli. Già l'ho visto uno che mi piace molto, questo qui del caffè. Cioè, praticamente voi potete fare la foto alla tazzina del caffè
e poi potete aggiungerci, vedete, il caffè che gira, cioè bellissimo. Questo probabilmente prossimamente sarà mio. Comunque andiamo avanti. E quindi qui trovate tutte appunto i temi che potete appunto scegliere. Poi vicino sotto alla foto, vedete, avete la foto qui sotto, potete cliccare appunto sulla foto. E poi qui avete i possibili layer, quindi gli effetti che voi aggiungerete. Si possono aggiungere fino a 4 effetti per foto. Allora, io direi di iniziare, così vi faccio vedere. Allora, per esempio, possiamo aggiungere, cliccando qui, quindi sul prossimo diciamo, effetto da aggiungere. Cliccando qua sul libricino troviamo tutti i nostri effetti. Io direi che possiamo aggiungere delle fiamme sulla spada. Allora, per esempio, guardate che spettacolo. Ogni effetto che voi aprite, trovate tutte le possibili, diciamo, cose come sono. Cioè, tipo, vedete, qui c'è una semplice, diciamo, linea di fuoco. Dovete aspettare che si carica questa barra sotto la foto che vi prepara appunto l'effetto. Oppure, come vedete, avete una cornice di fuoco, insomma, vari effetti. Questo è quello, diciamo, più semplice perché è una linea di fuoco e questa la direi che la possiamo aggiungere muovendola, quindi con le dita, ingrandendola, spostandola come qualsiasi altro effetto sulla spada. Guardate che spettacolo. A questo punto però, siccome la spada non si vede bene, possiamo andare sugli strumenti, insomma, e facciamo la rendiamo un po' meno, diciamo, meno più sfumata. E come vedete in questo modo si intravede appunto la spada, possiamo farla ancora anche più sfumata. O possiamo anche cambiargli il colore, per esempio, andando su Color possiamo modificare, come vedete, anche il colore. Io direi che la possiamo fare, vista la foto, va bene questa com'era di suo più o meno, abbastanza anche sul rosa. Quindi questo già è fantastico. Poi, se vogliamo aggiungere un altro effetto, clicchiamo sul più, è che possiamo aggiungere, per esempio, un fulmine. Io ho scelto appunto anche questo qui dell'elettricità perché mi piacciono troppo i fulmini. Io direi che possiamo aggiungere tipo un fulmine qua dietro. Allora, tipo, guardate che spettacolo, eh? Tipo qua, aspettiamo che si carica l'effetto sotto appunto la barra questa sotto la foto. E come vedete si è creato il fulmine qua. E anche qui possiamo modificare la luce, quindi l'intensità. Possiamo quindi renderlo più vivace. Attendiamo che si carica. Possiamo ovviamente modificare il colore. Io direi di farlo sempre sul rosso. Poi un altro effetto fantastico, aggiungiamone un altro, è quello che ho fatto, è quello dei capelli. Guardate che spettacolo questo. Allora, praticamente potete scegliere il tipo di ciocca di capelli. Lei ha dei capelli mossi, quindi possiamo scegliere, per esempio, poi comunque la potete togliere quando volete, questo. Direi di aggiungere questo. Allora, possiamo aggiungerlo. Quindi tipo qui, aspettiamo che si carica e come vedete si muove. Allora, io ora non ho ben capito ancora una cosa, comunque si può modificare innanzitutto il colore. Io qui non capisco perché non mi diventa marrone, sinceramente, non l'ho capito, ma ve lo ripeto, sono ancora veramente alle prime armi e quindi sinceramente devo ancora capire bene come funziona un po' tutto, però è troppo carino. Possiamo eventualmente anche modificare, credo, ora io il tipo di effetto, vediamo un po' che cosa fa, e si muove un pochino di più, infatti.
se andiamo ancora più avanti, vedete, si muove anche un po' di più la foto, insomma, secondo me così è carino, no? Dall'effetto, la sciocca non so perché rimane così. Allora, un'altra cosa che si può fare è anche scegliere un layer, quindi un effetto, e spostarlo, se magari, ora in questo caso no, però se lo si vuole mettere magari in evidenza rispetto ad un altro che c'è sotto. Oppure con questo qui, multi-layer selection, con questo qua potete, quindi questo vicino al più, potete scegliere anche di cliccare su più effetti e modificarli tutti allo stesso modo. Quindi se per esempio avete, che ne so, 3 fulmini, volete farli tutti dello stesso colore, scegliendoli tutti e 3, modificando le impostazioni, avrete tutti gli effetti, tutti i fulmini appunto dello stesso colore. Non so se vi è capito, se si è capito. Allora, siccome si può aggiungere anche un altro effetto, e io direi che un altro effetto ci sta bene, io direi di aggiungere un bel tocco di luce. Io adoro ovviamente glitter, tutto ciò che brilla, quindi mi sono scaricata Glows, che è bellissimo, no, Glows, scusate, questo qui, Sparkles, che sono proprio questi effetti che pulsano. Io direi che possiamo mettere tipo questo. Dove lo mettiamo? Mettiamo qua su? No, qua su no, boh, non lo so. Ci piace qua su? Vediamo. Ma sì, dai, ci sta carino. Lo giriamo un pochino, perché sennò copre l'occhio. Vediamo come funziona, come viene. Aspettiamo che si carica l'effetto. Vedete come pulsa? E questa quindi è la vostra foto modificata. Poi comunque, una volta che vi soddisfa l'effetto finale, andando qua su, cliccando quindi su salva, ovviamente, come qualunque altro tipo di foto, la potete salvare, quindi si genera la foto e la potete salvare, vi dà tante scelte su Instagram, su Facebook. Adesso vi faccio vedere un po' quelle che ho fatto io sti giorni, le ho postate un po' tutte su Instagram e ci ho fatto anche la foto animata del profilo di Facebook. Però ovviamente ecco, sono molto alle prime armi. Questa è la foto che ho messo su Insta, su Facebook come profilo, e ci ho messo appunto questi glitter. Poi per esempio ho animato questo disegno, ci ho messo un po' di glitter, questo riflesso di luce in alto a destra, l'arcobaleno che un pochino pulsa, ed è quindi molto molto più carino. Poi a me piace tanto anche pubblicare frasi di libri che leggo, quindi tipo mi piaceva questa e quindi ci ho aggiunto questi effetti che pulsano, queste luci, queste cose che mi piace tantissimo. Poi ieri mi è arrivata la maschera, questa qui di Glam Glow. Allora, guardate carino l'effetto che ho fatto qui sul sciocca, ovviamente anche qui non mi è venuta del colore che volevo, comunque sulla sciocca di capelli dell'unicorno, troppo carina. Poi che ne so, qui ci ho messo questo riflesso di luce che un po' pulsa, di qua ovviamente i glitter sulla maschera, e di qua questo effetto che brilla. Quindi la foto in sé è molto più carina di una semplice foto messa là. Ieri sera invece ho fatto lo smoothie e quindi mi è piaciuto di creare appunto questo che ho fatto. Oh mamma mia, io mi è piaciuto di creare appunto questo effetto così brillante, i petali, oh che cosa ho combinato, i petali pure sono bellissimi, romantici, e poi questa luce appunto che pulsa.
Oggi invece ho postato questo mini video di questa frase che ho letto di un libro che mi piace tantissimo e ci ho fatto appunto tutti questi effetti. E quindi niente, io spero che questa app vi piaccia. Se la conoscevate già, ditemelo, fatemelo sapere. Se sapete come si cambia il colore dei capelli, perché io ancora non l'ho scoperto, ma lo scoprirò. E perché ci voglio animare, insomma, i miei disegni, e fatemelo sapere. E quindi niente, io spero che il mio video vi sia stato utile, che vi abbia fatto scoprire qualcosa che non conoscevate e che vi rivoluzionerà anche a voi le foto e il vostro profilo Instagram, perché veramente so troppo carine. E ci vediamo al prossimo video. Io vi ricordo che sotto trovate il link per i miei social, quindi anche per Instagram, così vedete tutte le foto che pubblico. E al prossimo, ciao!